altro. Gliel'ho ordinato io. Ma come? Gli obbediscono anche in questo? Sempre. Ma non basta eseguire un ordine. Quella è obbedienza imperfetta, di primo grado. Ah, perché c'è anche l'obbedienza di secondo? Certamente. Quando uno fa propria la volontà del superiore, allora si ha anche il piacere dell'obbedienza. E questa è perfetta? No. Appunto. Perfetta è solo l'obbedienza di terzo grado. Quando uno arriva non solo a volere, ma a pensare come il superiore. Ah, ecco, quando c'è identità di vedute. No. Ti pareva? Quando uno non appartiene più a se stesso, ma al suo superiore come un bastone nella mano, senza volontà, senza intelligenza. Come un morto. Bravissimo.